Salve a tutti, oggi continuiamo la YouTube Pagan Challenge e stavolta sto continuando a girare in sequenza come faccio spesso. L'argomento di questo video è la lettera Y, per la quale ho speso un sacco di tempo a pensarci perché, altra lettera difficile, essendo straniera, non c'era nulla nella nostra lingua e sono poche le parole in lingua straniera o in qualche lingua antica che poteva valere la pena di trattare così in un video di pressappoco 10 minuti. Poi alla fine mi è venuto un lampo di genio e mi sono ricordato di uno degli argomenti che mi sta più a cuore, anche se qui non ne parlo praticamente mai, quindi ho pensato che poteva essere l'occasione per introdurre la cosa. E ci ho pensato perché ultimamente ho ripreso in mano questo libro. O meglio, l'ho riacquistato perché l'ho letto qualcosa come 12 anni fa e poi l'ho prestato e mai più riavuto indietro. La cosa mi ha sempre fatto malissimo, però non ho mai ricomprato il libro perché non lo so. Invece ultimamente l'ho riacquistato e ho fatto bene perché mi sono ricordato perché amavo questo libro. Si chiama Avalon, ora voi lo vedete al contrario forse, di Nicholas Mann, sottotitolato I sacri misteri di Arthur Glastonbury. Questo libro mi ha fatto venire in mente che uno dei nomi di Avalon, l'isola sacra della Britannia meridionale, è Innis Vithrin, ed è da qui il titolo del video. Innis Vithrin, che significa letteralmente in gallese isola di vetro, che appunto è uno dei nomi dell'isola di Avalon, insieme ad altri come Innis Avalach, che vuol dire isola delle mele e quant'altro. Avalon ha avuto molti molti nomi: Isola delle Donne, Isola dell'Eterna Giovinezza, Isola dell'Estate, Terra dell'Estate. Ma Innis Vithrin è uno dei miei preferiti, più che altro perché è esattamente il significato di Isola di Vetro, che è la parola più legata al nome attuale del luogo che corrisponde ad Avalon, ovvero Glastonbury. Glastonbury è letteralmente deriva da glass, che sarebbe glass town borough, quindi città di vetro, si potrebbe dire. E quindi penso che Innis Vithrin sia uno dei nomi più affascinanti in quanto appunto è legato all'attuale nome della posizione geografica di Avalon. E perché parlare di Avalon? Per chi non lo sapesse cos'è Avalon è semplicemente un luogo mitico che si ritiene nella maggior parte delle leggende essere il luogo di sepoltura di Re Artù. In effetti ci sono stati anche ritrovamenti archeologici in quell'area che fanno pensare che Artù sia stato sepolto lì con la moglie Ginevra. Chiaramente, quando dico ritrovamenti archeologici è tutto da prendere molto con le pinze perché non abbiamo certezze in realtà né su chi fossero quei due cadaveri che hanno trovato e di cui si parla in questo libro, né sul fatto che Artù sia effettivamente esistito così come noi lo conosciamo, perché è innegabile che a un certo punto, diciamo fra il V e il VI secolo d.C., ci sia stato in Britannia questo grandissimo re o condottiero che ha condotto una o più battaglie importanti contro i sassoni, portando il suo regno a un'epoca di breve pace. E poi è sparito praticamente, quindi il prototipo del re che è passato e futuro e quindi tornerà un giorno. Però appunto è tutto da prendere molto con le pinze perché non possiamo avere certezza sul fatto che quell'uomo si chiamasse Artù e sul fatto che tutte le leggende attribuite a lui siano in qualche modo basate su fatti reali. Però diciamo che il potere e la maestosità della leggenda di Artù è qualcosa di universalmente riconosciuto e amato da tutti quanti, quindi anche per questo Avalon è finita col diventare un luogo mitico, però anche reale per molte persone, perché è qualcosa di molto, molto affascinante per tutti davvero. E lo spunto che mi ha fatto venire voglia di parlare di Innis Vithrin, di Avalon, non è tanto il discutere su cosa sia e su cosa sappiamo realmente del luogo, perché il luogo potete benissimo visitarlo da voi, basta che andate in Inghilterra, a Glastonbury. Io sono secoli che devo andarci, non ho mai potuto realizzare questo sogno, un giorno spero di riuscirci. Però quello che mi premeva adesso era parlare proprio di Avalon, del luogo mitico,
più che altro per sfatare un po' di miti. Diciamo che nel nostro mondo pagano, neopagano, insomma, il grosso del fascino che Avalon esercita sulle persone è dovuto alla scrittrice Marion Zimmer Bradley, che è l'autrice delle Nebbie di Avalon, il famoso romanzo che narra la storia di Arthur dal punto di vista di Morgana e di altre donne della sua famiglia, e che ha ispirato poi il famoso film che tutti quanti penso abbiamo visto, con Angelica Houston, Joan Allen e altre attrici molto molto brave. Ora, molte persone appunto sono affascinate da Avalon grazie a queste opere, in particolare il libro ma anche il film, e per questo secondo me bisogna sfatare alcuni miti, perché Marion Zimmer Bradley, quello che molti non sanno è che nello scrivere il suo romanzo, che è un romanzo, quindi non è un'opera né antropologica né storica, è un romanzo fantasy con elementi storici, nello scrivere questo romanzo di fatto lei non ha fatto un'enorme ricerca appunto su quello che poteva essere la realtà di Avalon nel basso medioevo o alto medioevo. E quindi molte persone, ritenendo invece che lei abbia fatto una qualche ricerca, o comunque prendendo per vera la sua storia o almeno elementi della sua storia, in molte persone si è creata questa idea che nel luogo di Glastonbury di Avalon, o comunque nella Britannia meridionale, ci fosse stato in epoca non solo alto medievale ma anche precedente una realtà di sacerdotesse di un culto di una fantomatica dea madre, cosa che invece storicamente, anche se alcuni libri lo sostengono, storicamente non è per nulla comprovata, perché non ci dobbiamo dimenticare che parliamo di luoghi celtici, quindi laddove non venisse professata la religione cristiana, il paganesimo celtico era comunque politeista, e l'unica figura di madre, di dea madre, potremmo dire, come dea unica, quindi non parte di un pantheon, di fatto era la Madonna a un certo punto. Quando il cristianesimo si è imposto nelle aree celtiche, quella figura unica femminile era la Madonna, non era una dea pagana. È chiaro che era una Madonna sicuramente ispirata a qualche dea pagana, perché l'abbiamo visto con Santa Brigida in Irlanda e in parte anche in Britannia, appunto, che la Madonna assumeva tratti di dee precedenti, questo è innegabile. Però quando si parla invece delle sacerdotesse di Avalon, che già parlare di sacerdotesse di Avalon è un parolone, perché sappiamo che comunque la religione celtica era portata avanti dai druidi, che erano principalmente uomini, forse c'era qualche donna, ma non era sicuramente una società, o meglio una casta femminile così numerosa e potente come proposta nel libro della Bradley. Quindi questa è una cosa da sfatare sicuramente. Molti, non so perché ne sono convinti, penso che sia umano sicuramente a volte cercare di credere che un sogno o una fantasia sia reale, ma in questo caso non lo è, perché non abbiamo nessuna testimonianza reale e concreta e forte del fatto che ci fosse una somma sacerdotessa con le sue 9 o 13 adepte, e poi che insomma si passassero ogni tanto la carica di somma sacerdotessa. Questo non è per nulla un fatto storicamente comprovato, anzi sappiamo che l'organizzazione druidica comunque era principalmente maschile. Quindi questa è sicuramente una cosa da sfatare, e soprattutto è da sfatare il fatto che ci fosse una dea madre, la dea così. No, c'erano tante dee, perché appunto i Celti erano politeisti, finché sono stati pagani erano politeisti. Quindi c'erano dee come Modron, per esempio, che poi ha ispirato sicuramente la figura di Morgana. C'erano dee come Brigid o Brigge o Brigid, come la vogliamo chiamare. C'erano dee come Sulis, tante davvero, tutte quante diverse fra loro, Don per esempio, o Danu, che pure è un'altra dea madre, ce ne sono tantissime, tutte con le loro particolarità, ma nessuna che sovrasta le altre per importanza, perché ricordiamoci che poi i Celti
fino al Medioevo essenzialmente, fino a prima delle varie invasioni, erano comunque organizzati in tribù, quindi o comunque in popoli più o meno separati fra loro, con qualche tratto in comune, ma anche indipendenti, e ognuno venerava a volte anche divinità differenti. Quindi questa idea che ci fosse ad Avalon il culto di una dea madre, della serie tutte le dee sono un'unica dea e tutti i dei sono un unico dio, no, non c'era questa cosa, o almeno non è provata. È sicuramente vero che Glastonbury, o comunque Avalon, fosse un importante centro spirituale anticamente per i Celti, questo è innegabile perché sono troppi i ritrovamenti e le particolarità del luogo, sia a livello archeologico che a livello di conformazione proprio del territorio, che fanno pensare che fosse importante a livello spirituale. Però non ci dobbiamo dimenticare che non era l'unico. Molto più importante di Avalon, per esempio, era l'isola di Man, conosciuta in epoca romana come l'isola di Mona, che sembra una parolaccia, però in realtà si chiamava così, per i romani, e quello era forse un centro spirituale ancora più importante, però molto spesso questo non viene detto perché nessuno ha scritto un romanzo importante sull'isola di Man, non quanto quello di Avalon almeno. Quindi questa è sicuramente una cosa che va sfatata, secondo me, perché si crea una sorta di fantasia, addirittura c'è la tradizione valoniana che a me personalmente non dispiace, quindi apprezzo sicuramente tutto il sistema che hanno creato, gli insegnamenti di questa tradizione, è qualcosa di molto bello secondo me, però è qualcosa che è una, come la vogliamo chiamare, una ricostruzione, una rielaborazione a partire da qualcosa che è molto poco in realtà che sappiamo. Ricordiamoci fra l'altro che i Celti non lasciavano nulla di scritto, quel poco che sappiamo sulla loro divinità ci arriva essenzialmente dai Romani, che non avevano nessun motivo per parlare in termini troppo dettagliati o lusinghieri dei Celti, visto che sono stati spesso una spina nel fianco per Roma. Quindi anche questo è qualcosa da considerare. Diciamo che la maggior parte delle fonti scritte in realtà sono irlandesi e sono comunque fonti cristiane, scritte da monaci. Lo stesso dicasi per la maggior parte delle fonti gallesi, però se guardiamo proprio Avalon nel particolare, le fonti sono essenzialmente tutte quante medievali e tutte quante cristianissime, quindi è chiaro che quando si parla in quelle fonti magari di qualcosa che fa pensare a una dea madre, siamo già in un'epoca tale che è probabilmente alla Madonna o a Santa Brigida che si riferiscono. Infatti non fanno quasi mai nome di questa dea. Non a caso, nella tradizione valoniana attualmente non si nomina una dea, non c'è un nome preciso. Alcuni hanno ribattezzato la dea Nolava, oppure Nolava, che è semplicemente l'anagramma di Avalon, che io trovo un'idea carina in realtà, perché mi piace pensare a questa dea come se fosse l'incarnazione dello spirito del luogo, una sorta di grosso Genius Loci, però non è una dea storica, tra virgolette. Molte persone invece pensano che lì effettivamente si venerasse una dea in particolare che era la summa di tutte le dee. Io non penso che fosse così e penso che nessun accademico pensa che fosse così, quindi è qualcosa che, ripeto, va assolutamente sfatato, ma non per altro, ma più che altro per amor di verità, perché va benissimo tutto secondo me nei nostri percorsi, va bene anche credere a grande puffo, ma voglio dire, viviamo nell'epoca in cui si permette alla chiesa di Star Wars di esistere e penso che tutti hanno il diritto di credere in quello che vogliono, laddove si riconosca però la verità delle fonti, la verità storica di quello che può essere un culto. E laddove si abbia l'intelligenza, l'onestà e la decenza di non spacciare per storico o tradizionale qualcosa che in realtà non lo è. Perché non è detto che tradizionale sia per forza buono e ricostruito sia negativo, assolutamente. Però l'importante è chiamare le cose con il loro nome, solo questo. Quindi questo è il mio pensiero sul mondo di Avalon, insomma, e su quello che storicamente è stato. Storicamente è innegabile appunto che fosse stato un importante centro spirituale, probabilmente gestito anche da donne, ma non solo, semplicemente perché quasi nessuna realtà spirituale è mai gestita solo da uomini o da donne, c'è sempre una qualche commistione, soprattutto nel mondo celtico, che comunque per quanta importanza avesse la donna, ne andava comunque tanta anche agli uomini.
E quindi tale è stato, un centro spirituale importante dove forse venivano formate anche sacerdotesse, ma di certo non era quello che ci viene propinato nei romanzi della Bradley. Perché ricordiamoci poi che la Bradley essenzialmente è stata una pseudo-Wiccan per quasi tutta la sua vita, e poi in punto di morte si è convertita al cristianesimo. Lasciamo stare le vicende sue personali che mi hanno molto sconvolto, però insomma. A livello di ideologia, lei ha messo molto del suo percorso nei suoi romanzi. Quasi tutti i suoi romanzi hanno per protagoniste donne che sono portatrici di una qualche tradizione che vanta appunto il potere femminile come qualcosa di superiore al potere maschile. Quindi è innegabile che probabilmente per questo lei abbia creato questo mito dell'Avalon puramente dedicata a una dea, perché il suo intento era di mandare un messaggio femminista, essenzialmente, almeno io così la vedo. Quindi, questi erano appunto i miei pensieri su Avalon. Fatemi sapere che ne pensate voi, se conoscete qualcosa su Avalon, se la vostra visione era come quella del libro, dei film, oppure se anche voi avete fatto qualche studio un attimino più approfondito in merito. Quindi niente, fatemi sapere i vostri 2 centesimi come sempre. Detto questo, adesso chiudo il video e mi appresto a girare l'ultimo per concludere finalmente la challenge. Ciao!